prima di partire col video ci tenevo a dirvi una cosa: ho dovuto dividere questa 5 anni challenge con la Sampdoria in due parti. In questa prima parte vedrete la prima stagione della Sampdoria, poi nella seconda parte vedrete le 4 stagioni restanti della Sampdoria. Detto questo, io vi lascio a questa prima parte. Buona visione! Ciao ragazzi, al vostro scritto di siamo in un nuovo video. Oggi siamo alla 5 anni challenge con la Sampdoria. Secondo me è la 5 anni challenge più difficile di tutte, perché c'è tanti giocatori in prestito. È un casino, la Sampdoria è veramente un casino, una squadra fatta male. E vi ho fatto quella lista e non so, ci proverò. Detto questo, come funziona la 5 anni challenge? L'ho già spiegato negli altri episodi, ma ve lo spiego brevemente. Farò 5 anni con la Sampdoria in questo caso. Dopo questi 5 anni calcolerò tutti i titoli che ho vinto, li metterò in una classifica generale e l'ho fatto con tutte le altre squadre di Serie A, lo sto facendo. Lo metto in questa classifica generale e poi chi avrà vinto più titoli vincerà questa challenge. Preparatevi perché ora ci sarà Sampdoria, poi Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e poi inizia la carriera su FC 24. Spoiler! Vi dico Serie B italiana. Detto questo, andiamo, continuiamo con la carriera da questi 5 anni challenge. Già andiamo a vedere la rosa da Sampdoria. In porta tengo Ateuro, tengo Ravaglia e provo a riscattare Turchi e lo tengo. Sulla sinistra tengo Agüero e Mourou. In difesa provo a riscattare Amione. Vendo Murillo, Muitic, Omeaku e compro un difensore titolare e due difensori per la panchina. Sulla destra tengo Zanoli, vendo Conti e compro terzino destro per la panchina. Mentre a centrocampo mi servono due CGC, un CGC titolare, un CGC panchina. Potete chiamare Vieira, però non lo so. Io comprerei un CGC titolare e un CGC per la panchina. Iese che è esterno sinistro, sto spostando COC per la panchina. Al centrocampo c'è l'impresa Paoletti, Melgradi e Sagavoia. Tengo Yepes, il Can, Cuisance e Winks. Ovviamente il Can, Cuisance e Winks li proverò a riscattare. Allora, per il Can penso di riuscirsi. Cuisance e Winks non lo so, ci proverò. Vendo Rincon. Sulla COC vendo Djuric, vendo Candreva, sposto l'Arise COC, che l'Arise fa il titolare, il Can fa, scusate, non il Can, ma Iese fa il panchinaro e Sabiri lo rimandiamo alla Fiorentina. In attacco cedo De Luca in prestito, tengo Pussetto, lo provo a riscattare, in prestante Montevogo, tengo Quagliarella. Vendo Gabbiadini, tengo Quagliarella e vendo Gabbiadini, che compro un 2 ATT titolari. Quindi tengo Quagliarella e Pusetto come panchinari e poi prendo 2 ATT titolari. Ho richiamato Candreva dal prestito, è per farci soldi perché servono veramente tanti soldi e tanti giocatori. Ho fatto un mercato minimo, ho messo parecchi, solo difensori praticamente, non sono manco arrivato alla fine. Ve la faccio vedere. Ma sono solo difensori. Ora poi ovviamente l'amplierò mettendo cioè, il terzino destro, gli attaccanti, il CDC, insomma, tutto quello che mi serve l'amplieremo. Attenzione, difensore che ho messo parecchi per la panchina, ma anche un titolare. E io qualcuno sono già convinto, qualcuno devo vedere io, però detto questo. Io direi che ora io faccio tutto quello che devo fare e noi ci vediamo per fare gli acquisti, perché alla prima stagione faccio vedere gli acquisti che fa, dalla seconda stagione in poi faccio vedere gli acquisti finali, invece qui li faccio vedere mentre li fa. Così ci vediamo agli acquisti, ci vediamo per fare gli acquisti. Io direi che andiamo a buttarci subito sugli acquisti da fare. Ho aspettato tanto per avere un po' di tanti resoconti e tutto, ora c'è i resoconti. Partiamo. Io partirei col difensore
titolare. Ce ne sono tanti. Piaceva a me Tese, però costa parecchio. Quello lui di spostare il difensore fa un boost di overall. Sì, diciamo sono i difensori. Keller, Kivior, Koch, Zabarni, Diop, Shalobah, però poi andiamo a vedere i prezzi, sono abbastanza altini, tra Itakara, Ayer, Ballardi. Io so già su chi andare per spendere un pochino poco, e comunque un ottimo giocatore che cresce. Andiamo su Ilya Zabarni. Proviamo con i 6 milioni e mezzo, mi dice 6 il coso, però lì mi dice 7, io provo con 6 e mezzo. Vediamo se il giocatore, ci sono i soldini, perché abbiamo 96 milioni, però lui cresce, secondo me è ottimo. Vediamo 6 e mezzo, il 23% di clausola, se mi dice no, cioè io non vorrei darla, 7 e 2. 6 e 6 e 50, proviamo. Perfetto, preso Zabarni, gli faccio il contrattino e noi ci vediamo col prossimo acquisto. Ora andiamo su due difensori per la panchina. Come un difensore io andrei su El Chadale Batsubu del PSG. È giovane, può crescere, mi fa il panchinaro perché non può pretendere altro. E andrei, gli diamo 1 milione preciso netto netto, però ancora meno 9,50 diamo. Questo giocatore €1,050. Abbiamo 1 milione preciso. Spaccato. Perfetto, preso Batsubi, gli faccio il contattino e non ci vediamo col prossimo acquisto. Andiamo col terzo e ultimo difensore da comprare, un altro panchinaro. Io andrei su Io andrei come difensore centrale su Fabio Chiaroglia, italiano del Werder Brema. Questa stagione si è anche trasferito in una vita reale al Mönchengladbach. 8,80, proviamo 800 e vediamo. 17enne, molto giovane, della stessa età di Bitsuva. Sarebbe per la panchina, qui sono più giovani con poco overall, servono per la panchina e fanno panchina. Poi se crescono un pochino ben venga, diventano 70, ottimi però. Preso anche Chiarodia, vi faccio il contrattino e noi ci vediamo col prossimo acquisto. Ora andrei di terzino destro, scusate l'umore, e andrei su Meramil Benita del Feyenoord per fare il sostituto di Zanoli, che proverò a riscattare dal Napoli. Nel caso non riesca a riscattarlo, lo tengo lo stesso Zanoli per la prima stagione, tanto penso giocherà titolare. Proviamo 900. Perfetto, gli faccio il contrattino a Benita e noi ci vediamo col prossimo acquisto. Ora andiamo sul CDC titolare. Scusate, andiamo sul CDC titolare. Ora ve li faccio vedere subito che ho messo. E vado a risparmio, vorrei andare a risparmio perché poi il grande acquisto lo vorrei fare in attacco con quei soldi rimasti. Pur più devo fare anche dei riscatti, capite che. Ci sono nomi molto interessanti. C'è Kral, c'è Martel, c'è Wiffer, Matasso.
c'è Cajuste, Skips è il più interessante. Cioè, sta suonando il telefono. Stop un attimo e poi ci vediamo e poi torno, scusate. Stavo dicendo, ce ne sono tanti CDC. Io farei anche un colpo tipo o Douglas Luiz o Gomez, ma capite che 16 milioni, 19 milioni, vado a spendere tutto il budget. Potrei anche usare Skip, ma altri 19 milioni. Io andrei su un giocatore, secondo me, può fare molto bene. Kral purtroppo ha cambiato, diciamo, la squadra. Io andrei su Elliot Matazo del Monaco, anche se ci sarebbe un altro molto interessante, la via a meno 3 di overall, però anche età in meno. E se che faremo decidere ad Alexa, farò fare ad Alexa un testo croce. Se mi sceglie testa, Matazos, mi sceglie croce, la via. Alexa, testo croce. Testa Matazzo, croce la via. Alexa, testo croce. È uscito testa. Ha detto testa, penso si sia sentito. Schierandiamo su Elliot Matazzo. Spenderemo un po' di soldi, ma secondo me ne vale la pena. Andiamo su Elliot. Almeno per avere un 73. Ci andiamo di 5,5, quello mi diceva 6. Perfetto, con 4% di rivendita. Proviamo a levarlo. 5,8. Cerchiamo di andare sempre a risparmio. 5,5. 5,8. Sono un po' tirchio, che facciamo 5,5,50. Perfetto, preso Matazo. Noi ci vediamo, preso Matazo, noi ci vediamo col prossimo acquisto. Come CDC di panchina ho già deciso chi prendere. Devo scendere tanto giù perché ci sono tanti difensori. Come CDC di panchina avevo già deciso chi prendere. E infatti andrò su Noah Bamba. Giovane anche lui, proviamo ad acquistarlo. 1,5. Andiamo ad acquistarlo. 1,5 vale, 1,5 mi dicono. Giovane anche lui. Poi se non sbaglio fa un upgrade messo difensore, ma noi lo teniamo CDC, non ci interessa. Proviamo 1, 2, 50. 1 e 4. 1 e 3 facciamo. Perfetto, preso Bamba. Gli faccio il contrattino e noi ci vediamo col prossimo acquisto. Ora andiamo con gli ultimi due acquisti, poi andiamo a fare gli scatti, sempre se ne mancano soldi. Il primo acquisto che voglio fare è Højlund dal Bergamo Calcio. Titolarissimo sarebbe. Proviamo se abbiamo qualcuno da dare in scambio per la porta. Siamo a posto i terzini. I difensori, chi abbiamo? Murillo, possiamo dare Murillo più 6 milioni e mezzo. Murillo possiamo servire le altre squadre. Nemmeno tanto sono 7 milioni e 6, eh. Proviamo 7 milioni, ormai. Ok, cosa 7 milioni? 8 e 1. 7 3,50. Proviamo. Hanno bisogno di un po' di tempo. Tempo ce n'è poco, ci sono ore. Andiamo ad aspettare questo po' di tempo, sperando che accettino. Ecco qui.
accettato l'offerta. Perfetto, ho preso Ålund, gli faccio il contattino e poi noi ci vediamo per l'ultimo acquisto. Andiamo a fare l'ultimo acquisto, poi dobbiamo fare i riscatti. Io andrei su Pinamonti. Pure lui proviamo a dare Murillo, 6 milioni più Murillo, casomai ci casca Sassuolo e se lo piglia. E noi ci facciamo l'attacco non troppo forte. Avevo in mente altri nomi da prendere, però troppo costosi. E voglio fare c'è da fare dei riscatti. Vuole 10 milioni. La faccio dei riscatti. Vediamo se abbiamo qualcun altro da dargli. 9 milioni, non so quanti riscatti posso fare. Due giocatori, portiere no, terzini no, difensori centrali nemmeno, attaccanti non ce li abbiamo, ali non ce ne abbiamo, i centrocampisti, abbiamo Rincon, proviamo 6 milioni più di Rincon, devo provare se no 7 e mezzo più Rincon, 10. Cerchiamo di abbassare a 9, almeno un milioncino. Devono esaminare l'offerta, speriamo accettano questi 9 milioni e almeno qualcuno lo possiamo anche riscattare. Andrò a riscattare esclusivamente i più importanti. Accettata l'offerta per Pinamonti. Gli faccio il contrattino e noi ci vediamo per riscattare i giocatori. Andiamo col primo riscatto. Io andrei con Bruno Amione che farà il titolare. È un 73-6. Qui entrano le pedine di scambio in gioco. No, chiedo di ovviamente ho sbagliato. Entra José Murillo. Scusate. Anche ex Inter. Gli diamo 2,5 più Murillo. Cerchiamo di risparmiare. 2,8 senza Murillo. Ok, 2,5 senza Murillo. Perfetto, preso Amione, gli fa il contrattino e noi ci vediamo col prossimo riscatto. Come prossimo riscatto andiamo a riscattare Alessandro Zanori da Napoli. Potete aver acquistato. Io partirei offrendo Murillo più 2 milioni e 9. No, vogliono le ris. Nuovo scambio. Proviamo 2 milioni e mezzo. Ok. No, però a me non piace stare clausole. 2 milioni e 9. Si può abbassare. 2 milioni e 5. 2 milioni e 9. 2 milioni 550, dai mi servono le monetine. 2,9. 2 milioni 650. 2,9. 2,7. 2,9. Vabbè, accettiamo. Preso Zaroni per 2 milioni e 9, gli faccio il contrattino e noi ci vediamo col prossimo riscatto. Andiamo col prossimo riscatto, scusate, andare a riscattare Martin Turk del Parma. Questo portiere mi serve per fare il terzo, poi il prossimo anno quando arriva Falcone si vende, ma lui mi serve principalmente per fare il terzo. Che facciamo, guarda, cambio giocatori. Gli possiamo dare anche, secondo me, Murillo troppo forse.
Andiamo nei Rincon e si va alla pari. No, non vogliono Rincon, ma vogliono quanto vale Rincon. Vediamo. 1 milione. Troppi, io direi, no? Sono un po' troppi, 1 milione e 2. Devono riflettere per Turk. Riflettete un attimo per Turk. Erano troppi quei soldi, secondo me. Poi non accettano le offerte, li potevo dare a Murillo a quel punto. Però. Accettate l'offerta per Turk. Perfetto, gli faccio il contrattino e noi ci vediamo col prossimo riscatto. Questo è il penultimo riscatto che voglio fare, poi ne proviamo un altro. Questo è sicuro che lo fa. L'altro, se ci arrivo con i soldi, lo fa. Intendevo per acquistare il can, Ermin il can. Mi serve per allungare la rosa, non lo farò crescere. Mi serve solo per allungare la rosa. Vale tanto. Sì che ci mettiamo. Muriglio. Guardiamo, il Torino potrebbe accettarlo. Più 400.000 e facciamo 1.750. L'altro riscatto non lo provo perché non costerà 1 milione, ve lo dico già così. Allora 1 milione, 1.750. Vediamo il cosiddetto milione più Thomas Rincon che vale 750.000. Sperando che accetti il Torino. Dai, accettami l'incontro. No, 1.750. Proviamo 1.450 più... Ormai provo tutti i giocatori che voglio dare via. Okunumai. Vediamo. Gli serve tempo per esaminare l'offerta, però mi hanno accettato con mai. Senza problemi. E già è uno che mi libero. Non sarebbe brutta come roba, eh. Vogliono 1.450. Lo voglio. 1.450 e basta. Accetto offerta. Preso il cane, gli faccio il contattino. Poi sistemo tutte le mie cosine perché tanto un altro riscatto non ce la faccio fare. Poi sistemo tutte le mie cosine e noi ci vediamo alla fine di questa prima stagione. Stagione finita. La prima stagione della Sampdoria non sembra andata malissimo perché voi dite vabbè, date qui è andata un disastro. Non è andata propriamente un disastro, ma andiamo a vedere. La prima cosa, sono contenti, è già una buona cosa. La rosa poi, subito dopo andiamo subito a vedere la rosa. Ok, già avevo visto Quagliarella che è sceso, vabbè. Vladimir Falcone non ha fatto nessun punto al coso. Martin Turk, 65 più 2. Ravaglia 67, 67 era 67 rimasto. Audero 81 più 2. Augello 73. Muru 70 più 1. Chiaroglia 63 più 2. Zabarni 76 più 3. Ottimo Zabarni. Bizzubi 67 più 3. Amione 74 più 4. Grande Amione. Zanoli 73 più 2. Cresta destra sceluso. Ceduto Benita 65 più 2. Poi Bamba 66 più 2. Matazo 77 più 4. Il Can 66 più 2. Cuisance 74 più 2. Iepes 62 più 2. Winx 74 più 1. Verre nulla, vabbè, questi non ci interessano. Paoletti, Segovia sono cresciuti malgrado. Iese 73 più 2. Leris 75 più 3. Hojlund 77 più 4.
Pinamonti 76 più 2, Quagliarella è sceso di 4, Caputo, non è rimasto, come si chiamava? Puzzetto non è rimasto, aveva giocato metà stagione. Così per curiosità vediamo se ha fatto un punto overall, casomai. Io lo rivoglio Puzzetto, eh. Andiamo a vedere. Ecco, Ignazio Pussetto 71 ha fatto un più 1. Detto questo, andiamo a vedere la classifica. I giocatori sono cresciuti abbastanza bene. Ora la rosa si presenta così da titolare. C'erano 71, ora invece 2, 73 rimasti, ma comunque 77, 76, 74, 75, 77, 76. Andiamo a vedere subito la classifica. Chiudo gli occhi e io penso andiamo in giù. Ok. Vediamo. Undicesimi. Più o meno metà classifica, eh. Siamo lì a 51 punti. Troppi gol subiti. 57, anche pochi gol fatti, dai 48. Andiamo a vedere però. A questo punto le statistiche, mi sono scordato di guardare le statistiche. Rimediamo subito. Caputo 15 reti all'Empoli, Pinamonti 14, Ognuno 12, 7 Iese, 6 Matazzo, 6 Leris. Invece gli assist, 6 Matazzo, 5 Leris, 4 le... 5 Jesse, scusate, 4 Leris, 3 Wings, 3 Cuisance, 2 Zanoli, 2 Auello. Vediamo se ha fatto un assist anche. Quagliarella ha fatto un assist e un gol. Clamoroso a 40 anni. Vediamo se l'ha fatto, dicevo, il portiere. No, il portiere né assist né gol. Gol, immaginavo, assist, poteva farlo. Detto questo, andiamo a vedere a questo punto come sono andate le italiane in competizioni europee. Coppa Italia, anche ci siamo messi stasera, anche noi siamo usciti ai gli ottavi contro la Juve per 3-0. Giusto, allora, Juve. UEFA Super Cup, il Real Madrid la vince, tanto per cambiare. UEFA Champions League, finale Manchester City, Bayern Monaco, nessun italiano in finale, nessun italiano in semifinale, ai quarti, nessun italiano ai quarti, agli ottavi il Napoli ha perso 3-2 contro il Siviglia e l'Inter 2-1 contro il Marsiglia, nessun italiano, se no oltre lo 2 nessuno. Il Napoli ha passato primo questo girone, mentre l'Inter ha passato seconda questo girone. Il Milan terzo Europa League in questo girone qui. E la Juve terza in Europa League in questo girone qui. Andiamo subito a vedere la UEFA Europa League allora. Finale, un'italiana c'è la Juventus. In semifinale Juventus ha battuto il Francoforte per 4-1. C'era anche la Roma che sta battuta dal Barcellona per 4-1. E parte finale, Juve aveva battuto 3-2 il City. La Roma 4-0 il Rennes. Agli ottavi il Milan ha perso 4-1 contro lo United, non il City, scusate. Mentre Juve ha vinto 4-2 contro il Lanz. La Roma ha battuto la Lazio per 3-1. Ritorno ai preliminari. Juve ha battuto 6-2 il Livingston. Milan 4-0, 6-1 il Sociedad. E la Roma ha battuto per 4-3 l'Ajax. La Roma allora è arrivata seconda nel girone. La Roma seconda in questo girone qui. E preferire la Lazio prima in questo girone qui. Tutte le italiane sono arrivate abbastanza lontano. E una anche in finale. In Conference League. Nessuna italiana in finale. Nessuna italiana in semifinale. Nessuna italiana ai quarti di finale. La Fiorentina ha perso 3-2 contro la Z agli ottavi. Al turno preliminare non l'ha fatto perché è passato prima questo girone. Detto questo,
Io direi che ci vediamo all'inizio della seconda stagione.